Pescara ospita gli stati generali dell'informazione promossi da ANCI Abruzzo, Ordine dei giornalisti Abruzzo e Sindacato giornalisti abruzzesi. L'obiettivo è gettare le fondamenta per la nuova legge regionale sull'editoria attraverso un documento condiviso da cui partire per lavorare insieme al Consiglio regionale. Agli stati generali partecipano anche il Presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e del segretario aggiunto Vicario della Federazione Nazionale della Stampa Domenico Affinito. Tra gli altri temi sul tappeto, gli strumenti e le misure di sostegno all'esercizio delle funzioni associate in materia di comunicazione istituzionale, agli interventi di supporto al sistema dell'informazione nelle aree interne e nei piccoli comuni della nostra regione. Per questo all'incontro, oltre alle istituzioni e al mondo dell'informazione, è stata invitata a partecipare l'intera società civile. Ad aprire la giornata, dopo i saluti istituzionali, le relazioni del presidente di ANCI Abruzzo, Gian Guido d'Alberto, del presidente dell'Ordine dei giornalisti, Stefano Pallotta, e del segretario del Sindacato giornalisti Abruzzo, Ezio Cerasi, ai quali sono seguiti gli interventi programmati all'apertura del dibattito. Soprattutto questa richiesta all'unanimità, questa legge, questa nuova legge sull'editoria. Sì, siamo l'unica regione, credo che rimasta in Italia, a non avere una legge organica a sostegno dell'editoria regionale. E la chiediamo attraverso questa riunione di questa mattina, di questa iniziativa che è stata lanciata dall'ANCI regionale, cui noi come ordine abbiamo aderito, la lanciamo perché io credo che l'opinione pubblica debba essere consapevole del fatto che questa crisi non può riguardare soltanto i giornalisti, ma debba riguardare tutta quanta la società civile, perché sul sistema democratico si regge anche il sistema democratico del nostro paese. Tra i temi si è discusso anche della vertenza del centro. Gian Guido d'Alberto, il presidente dell'ANCI, ha voluto come associazione fortemente questo incontro. Ovviamente è partita dal territorio, dalle comunità, dall'ANCI, dai sindaci, che è stata raccolta e condivisa dall'ordine e dal sindacato. Dettare regole significa garantire un'informazione libera, garantire un'informazione che tuteli anche e soprattutto la libertà dei professionisti e del personale dell'informazione, tutela del lavoro, tutela occupazionale, tutela nei contratti, che garantisca presidi sui territori. Al presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Bartoli non si può non fare questa domanda. L'inchiesta di Fanpage, lei che ne pensa? Io credo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Credo che non. Allora, il giornalista deve sempre manifestarsi come tale, lo dice anche il nostro codice deontologico, a meno che non si possa pregiudicare in questo modo l'esito delle inchieste, oppure che sia messa in discussione la sua incolumità. Questo è successo, succede ovunque, non vedo lo scandalo. Chi ha qualcosa da nascondere. Non parlo solo nello specifico di Fratelli d'Italia, qualunque partito, qualunque associazione farebbe bene a interrogarsi, a guardarsi all'interno e a espellere, modificare i comportamenti sbagliati.